chi c'è all'interno di quella casa tutta rossa. Ci sono Violet e Zoe, e loro hanno creato un loro mondo survival senza dire nulla a nessuno, neanche ad un altro membro degli FRZ. E io sono entrato proprio in questo momento per andarle a scovare, e oltre a questo per farle infartare. Proprio per questo sono riuscito a creare una sorta di modello che farà finta di morire. Ragazzi, credo che io stia morendo e non c'è più nessuna cosa da fare per me. Ormai sono in via d'estinzione. La mia razza dovrà essere sovrastata da altre razze. Insomma, sto crepando, ok? E vediamo appunto quello che faranno loro. Voglio vedere un attimo come reagiranno, dato che sicuramente non mi vorranno all'interno del loro mondo. Io in un certo senso voglio unirmi proprio di botto, così. Non me ne frega nulla. Io adesso gioco con loro. E non me ne può fregare proprio nulla se loro si sono messi a fianco a fare altre cose. Buongiorno! Oh mio Dio, ma questa è la faccia di Sbrisen. Eh sì, e sono io, buongiorno. Scusami. No, tu adesso lasci parlare mezzo, Da quanto in qua state facendo questo mondo, porca miseria? Guarda qua. Come si... Da stamattina, però non ti interessa, via. Da stamattina, ma stai scherzando? No. Non è che adesso mi fai uscire fuori da casa, allora sono uscito dal server, Cioè, beh, adesso io... vabbè. Un po' fastidio, Insomma, non ti abbiamo invitato. Lo so, ma proprio per questo. Esatto, quindi via. Proprio per questo non mi avete invitato. E perché non mi avete invitato? Ditemelo, dai. Perché dai. È il nostro mondo, è una nostra survival tranquilla, e quindi non abbiamo invitato nessuno. Sì, ok. Ma non vale questa cosa, perché state utilizzando i miei server. E adesso mi vado a fare la mia casa, signorinelle. Sì, proprio così. Ma me la vado a fare proprio qua. Devi chiedercelo prima, dai. Io? Ma voi me lo dovevate chiedere, che stavate facendo cazzo di mando qua dentro, capito? Ma non stiamo andando. Allora, cosa vuoi da noi? Che cosa? Infatti. No, adesso io mi faccio la mia casa e non me ne frega nulla, ok? Adesso vado a farmi il mio legno. E no, proprio. Non puoi farlo. No. Sì, e invece no, sì, no, e invece no, sì. Cattivo, non è giusto. E invece sì, non me ne frega nulla. Aia! No. Che non fai? Non che fai? Via. Che poi nei questo commenti mi dicono legno. Che non posso picchiare le ragazze, sciabolette. Togliti dalle scatole. Hai ragione. Aia! Sto prendendo il legno, così non mi faccio la mia casa, fianco alla vostra. Cioè, fermalo. Aia! Zoe, cavolo! Meno male che è caduto. Ma andatevene via, dai. Ok, va bene, facciamo una cosa, ok? No. Io rimango all'interno del mio mondo, di questo mondo qua. Però me ne vado da un'altra parte. No. Che ne dici? Dai, possiamo fare in questa maniera. Zoe, ma dai, ascoltami. No. Che cosa? Che ma c'è, perché Violet? Perché farlo? Perché? Il nostro server, hai tutti i server che vuoi, perché è proprio qua. Ma questo è il mio server, perché sto utilizzando un mondo. No. È RAM inutile, c'è tutto questo. C'è il tuo nome? Sì, nel senso no, però potrei scriverlo. Ok. Potrei farlo. Dovevi chiederlo, dovevi fare il cortese. Pure voi potevate chiedermi che di entrare nella vostra survival, non l'avete fatto. Ma noi non stiamo disturbando nessuno, tu... infatti... Io in realtà non credo di star disturbando qualcuno comunque, Cioè io mi sto facendo i fatti miei. Ma stai disturbando la facendo... foresta, guarda. La foresta, ma ci sono un sacco di alberi, adesso devo rompere un albero, mamma mia, cioè che cavolo. Appunto, non puoi, e perché lo stai ancora prendendo? Vieni di qua. Basta, andatevene via, voglio farmi la mia casa. Voglio farmi la mia casa. No, sì. Mi devo andare a nascondere. Lì c'è una foresta di quercia. Posso andarmi a nascondere lì? Lasciatemi stare. Io adesso vado a fare la mia casa. Prendilo. La mia casa mi sto andando a fare. La mia casa. No, Oh mio Dio, cosa hai fatto? Cioè, che cosa? Non lo so, ne ho dato una sparata. Sto morendo. Vabbè, tanto la risponda, no? Dai. No, mi sa di no. Aspetta, prova a farlo. Ehi, svegliati. Cosa facciamo? Ragazze, portatemi un po' d'acqua. Portatemi un po' d'acqua. Un po' d'acqua, portatevi, vi prego, portatemi un po' d'acqua. Come dovevi portarti l'acqua, Non lo so. Ho un'idea, non abbiamo un secchio, spingilo da quella parte. Vai. Ma quanto mangi? È grasso, vai, no, ragazzi, mi sto mettendo tutto la sabbia in bocca, mannaggia voi. Vabbè, però, sopravvivi o sabbia in bocca, uno dei due, vai. Perfetto.
No, siete delle idiote, lo sapete? Ma lo sapete che hanno fatto un nuovo aggiornamento? Adesso hanno messo che appena scendete sotto i due cuori iniziate a sdraiarvi per terra e a collassare. Ma stai scherzando, davvero? Sì, sì, l'hanno fatto da poco. Appunto, non fatelo, perché poi è un dispiacere clamoroso vedere qualcuno che sta morendo. Cioè, non fatelo proprio. È stato orribile, oh mio Dio, è stato traumatizzante. Adesso dovrò crescere con questo ricordo. Esatto, sì. No, Violet, dai. Vedi cosa significa quando ti bloccano la crescita, Violet? Dai, andatevene a casa vostra, io mi faccio la mia casa. Me la faccio in quella collina, me la faccio in quella collina. No. Giusto, no. Dai, la casa. Zoe, cavolo, mi faccio la mia casa qua lontano, cavolo. Qual è il problema? Non mi va bene. E ti chiudi il server. Ok, aspetta un attimo. Sto uscendo. Esco, ti chiudi il server. Sto chiudendo il server. Sto chiudendo il server. Sto chiudendo il server. Io chiudo il server. E noi abbiamo la console. Lo riapriamo. Lo riapriamo. Ti tolgo i permessi dalla console. Dai, Zoe. Hai capito bene? Mi metto qua. Mi metto qua, non rompere. Via, via, via. Ma per forza deve essere questo essere. Io questo andiamo, essere, andiamo. Ma senti chi parla, vai via. Via, rossa, via, via, camomilla. Sì, va a farti la camomilla. Vai a farti la camomilla. Aia, sto cremando. Ma io sto chiamando un attimo. Tieni, mangia. Tieni, mangia. No, vai, mangia. Ehi, dai, mangia. Perfetto. Ora lasciatevi stare. Non ti aiuterò mai più. Lasciatevi stare. Ok, vattene via. Vattene via. Sì, va bene. Certo, certo, va bene. Dai, lasciamo. Mannaggia loro. No, io mi sento offeso. Allora, tu non darci fastidio. Ok, va bene, va bene. Ma sappiamo che ce lo darà fastidio. Non vi do fastidio. Vattene via. Allora, ragazzi, avete visto che praticamente all'interno del mio inventario c'ho degli oggetti. In realtà glieli ho rubati a loro. E quindi per il momento loro non ne sanno nulla, perché mi serviranno per il prossimo scherzo. Devo vedere appunto di utilizzare gli oggetti che ho nell'inventario proprio per crepare in qualche maniera e farle dispiacere ancora di più, così che possono piangere davanti alla mia tomba. Ora gli dico un'altra cosa, ovvero sapete cosa gli invento adesso? Adesso gli invento che semplicemente se più di tre volte io crepo, quindi mi sdraio per terra, c'è una via di non ritorno, quindi tipo muoio per sempre. E adesso gli vado a dire questa cosa e crepo una terza volta, così li faccio sentire proprio in colpa e non è incredibile, perché se lo meritano queste due. Proprio così. Ora gli faccio vedere io. Mannaggia loro che non mi chiamano per fare le survival, se le fanno da sole. Ma guarda te. Oh mio Dio. Ah, a proposito, se logicamente volete che, non lo so, facessimo una survival che però magari aggiungiamo determinate cose molto fighe, cose che non stanno proprio in survival, mi raccomando, lasciate un sacco di like, perché magari potrebbe essere l'inizio di una nuova roba. Ehi, Violet, che c'è? Ciao. E niente, stavo venendo a controllarti a vedere come stava andando tutto quello che fai. Come tutto va? Bene, tutto bene. Niente, mi sono preso un po' di materiali e adesso mi sto andando mi a fare la mia casa. No, tranquilla, tranquilla, sto bene. Com'è la tua casa? Sì, me la faccio qua. Perché ti stai avvicinando alle perché nostre? Perché me la faccio qua? No, sì, no. Così almeno non sto da solo. Basta, dai, te l'avevamo detto. Ti avevamo detto che lì andava bene, però. Esatto. Ma io lì mi sento da solo. E io voglio stare qua, hai capito? Meno male. Allora esci da server, non stai qui, ok? No, no, io adesso mi metto qua. Non rompere le scatole. Forse possiamo essere un po' più gentili con lui. Lo sapete un'altra cosa? Lo sapete un'altra cosa? Lo sapete che se più di tre volte uno crepa non ritorna più in vita? Lo sapete come? Questo? Vero? Come no? Cosa stai facendo, Spree? Lo sapete, vero? Spree? Allora Zoe, No, ascoltami bene, Zoe. Zoe, ascoltami bene. Io, adesso, se tu non accetti che io rimango qua nel server, a fianco a casa tua, io mi butto. E dopo tre volte che uno si sdraia per terra perché scende sotto i due cuori, dopo tre volte questo tizio non può più resuscitare, hai capito? Quindi è una morte per sempre. E ti rimarrà nella coscienza, Zoe. Decidi. Fammi pensare. Decidi, ti rimarrà nella coscienza. Se ti rimanere qui. Ah, un'altra cosa, ci sarà il mio corpo morto, quindi dovresti seppellirlo per forza, lo sai? Vabbè, aspetta, fammi parlare. Allora, vai. Se ti facessi rimanere qui sarebbe una rottura, perché daresti fastidio a me, a Violet. Però se ti dicessi di no moriresti, cosa che brava, mi darebbe aiuto, perché comunque tu te ne andresti, no? E ci lasceresti in pace. Io sto cercando di prenderlo con la barca. Saprei. Ma che cosa fai a prenderlo?
Vabbè. Allora, cosa decidi? Quindi sarei molto... Non so, sono un po' indecisa. Fiona! Fiona! Ah! Ah, perfetto. Zoe, mi hai fatto distruggere. Oh, sei riuscito a salvarla. Prendi tutte le sue cose. Prendi le sue cose, adesso dobbiamo seppellirla. Ma queste sono le nostre cose. Era pure un ladro. Addio. Oh mio Dio, adesso come facciamo a seppellire il... Oh, ho un'idea, avevo una barca. Non la possiamo mettere tipo... No, deve cliccarci sopra. Sbri, anche se sei morta. Aspetta, aspetta. Sbri, clicca. Ho un'idea. La barca. Non può, è morta. Ho un'idea. Togli questa cosa. Togli questa roba da qua sotto. Praticamente il piano è: lo mettiamo qua sotto. Ricopriamo tutto di pietra. Ok, così sappiamo che è morto qui e possiamo andare a pregare. E poi gli facciamo una statua in suo onore, ok? Sì. Tiene pure un pezzo di. Di terra in mano, perfetto. No, ma più carino però il posto. Zoe, dai, devi fargli una bara tutto attorno. Coraggio, su. Addirittura è una morto. Bara. Lui, guarda che è un grande youtuber. È una ma che mi interessa. Ah, sono caduta.